però invece vedo che è tornata la Lorenzin, che proprio a sinistra non era. Salve Lorenzin! Ma non lo sono neanche ora. Ah, ecco, appunto, salve, infatti. Come va? Tutto bene? Non lo sono neanche adesso. Si parlava del ritorno di D'Alema e è tornata la Lorenzin. Ha visto, che sorpresa, eh? Allora, Lorenzin... Però vorrei rassicurare tutti, D'Alema non è tornato. D'Alema non è tornato. Non è tornato, no. Lorenzin, la domanda che le faccio è molto semplice. Perché, cioè, io immaginavo sinceramente che lei potesse essere interessata al progetto renziano per la sua collocazione culturale e politica, e invece dice no il PD, che è un PD che tutti dicono diventerà molto più rosso, il governo giallo-rosso, il governo più a sinistra della storia. Ma forse proprio per questo. Io stimo e ho lavorato benissimo con Matteo Renzi, a cui faccio tutti gli auguri possibili. Io non sono protagonista di una scissione nel PD, quindi non ho questo tipo di tema, ma proprio per questo invece ritengo che sia un errore, veramente un errore strategico sul piano politico di quello che è l'ambizione di tutti quanti noi, cioè ristabilizzare un quadro democratico nel nostro paese, sia un errore consegnare il Partito Democratico ad una narrativa di uno spostamento completamente a sinistra. Noi abbiamo bisogno, per costruire un argine al plebiscitarismo che sta mettendo in campo Salvini con questa deriva illiberale, di avere al centro di questa operazione un grande partito a vocazione maggioritaria, come la Lega è a vocazione maggioritaria, nonostante la sua identità fortemente illiberale. E quindi il Partito Democratico deve mantenere la sua dimensione plurale e anche con me potrà allargarsi sempre di più un'area popolare e liberale nel paese. Però mi che perdoni, non trova una Lorenzin, casa politica in cui potersi dato esprimere. Dato che la conosco bene, io le ricordo che questo partito in cui lei sta entrando è alleato col movimento che ha fatto la battaglia contro i vaccini. Io ricordo in questo studio una sua lite furibonda con Barbara Lezzi su questo tema. Cioè, non fa fatica? Ma guardi, allora parliamoci chiaro. Fortunatamente il Movimento 5 Stelle ha cominciato a fare un percorso da questo punto di vista, cioè sul riconoscimento del valore del metodo scientifico e della scienza 8 mesi fa, con il famoso blog di Grillo, dove io non so per quali motivi lo abbiano fatto, non mi interessa, mi interessa il risultato, cioè che hanno spostato di fatto la linea politica del Movimento 5 Stelle sui vaccini e sui temi scientifici, tant'è vero che oggi è in vigore la mia legge, non la legge di qualcun altro. Cosa che non ha fatto la Lega, perché Salvini ha continuato anche prima dell'estate a dire no, dobbiamo smontare la legge Lorenzin sui vaccini. Quindi se lei va a vedere anche dove si annidano i Novax e i movimenti antiscientifici più forti, oggi si trovano in alcune porzioni della Lega. Li deve venire a trovare in studio Lorenzin, però le faccio una domanda. Infatti sono entrati, verrò sicuramente. Un po' più frivola. La sa cantare Bandiera Rossa, anche qualche strofa, sì. Così? No, non la so cantare, sono pure molto stonata, non mi conviene a nessuno. Posso dire benvenuta Bea nel PD. Allora, benvenuta dalla Morani nel PD, grazie Beatrice grazie. Lorenzin. Grazie. Io voglio grazie. Andare da...